Un caro saluto a tutti i cari ascoltatori meteo. Oggi vedremo comunque la situazione dello strato warming, della situazione, come ho detto, e vediamo come si sta comportando in questi ultimi giorni, visto che ci sono grandi notizie che accadono ultimamente. Prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, attivare la campanellina per non perdervi nessun altro nuovissimo video. Allora, possiamo vedere comunque che il VP è distrutto praticamente in più pezzi. Uno che si sta trovando in questo momento sull'America, che comunque sta creando veramente dei disagi su tutto il Nord America. Temperature veramente gelide che toccano New York, addirittura meno 11. Poi due altri nuclei, uno che si trova verso la Cina, no, scusate, tra Alaska e Russia, e un altro che sta risiedendo in Russia e che poi rilascia delle emissioni d'aria fredda che ci stanno colpendo. Possiamo vedere comunque che col passare questa ondata ci colpirà. Eccoci qua, vediamo i VP che comunque è un pochino sempre più frastagliato, più lobby. Lobo, comunque che siamo divisi in Groenlandia, arrivano temperature sopra praticamente dei riscaldamenti qui, poi dei nuclei, vabbè, sul nord che comunque dovrebbero andarsi poi un pochino man mano a rimettersi insieme. Infatti possiamo vedere qui che col passare del tempo questi due lobby pian piano possiamo vedere anche l'America che inizierebbe a ritornare la normalità, se si può chiamare così, però attenzione perché comunque questa alta pressione che tira dall'Atlantico arriva fino in Groenlandia, fino al nord del mondo, quindi è un po' una situazione un po' così. Però col passare del tempo comunque questi due lobby non riusciranno ad unirsi bene, si ricompatterà un pochino il vortice, però niente di che, infatti possiamo vedere che verso la Siberia, verso l'India, comunque possiamo vedere per darvi un'idea, verso la Turchia, ecco, per esempio la Turchia ci arriveranno più ondate secondo questi modelli che farebbero comunque distruggere un po' il vortice, possiamo vedere che sarebbe diviso completamente a metà con una risalita ad alta pressione dalle Azzorre che arriverebbe fino di nuovo in Islanda, verso in Norvegia. Andiamo anche a vedere in maniera un pochino più dettagliata l'altro modello GFST 850. Eccoci bentornati cari ascoltatori, siamo qua come vi ho detto, mi stavo finendo di dire prima, come siamo messi con lo strato warming. Comunque possiamo vedere che i lobby, come abbiamo visto prima, sono nettamente separati. Possiamo trovare questi due più o meno più importanti, uno in Russia, uno in Alaska e poi uno piccolo proprio sul nord del mondo. Temperature di rialzo principalmente su fino in Islanda, addirittura anche in Groenlandia, scusate, ho avuto un attimo. In Groenlandia, scusate, temperature comunque che arriveranno intorno con una massima di 0 gradi, quindi temperature nettamente in rialzo. Invece verso l'Italia possiamo vedere che il Buran lo impatta e lo colpisce in pieno. Poi col passare del tempo questi due lobby dovrebbero, tra virgolette, riassestarsi, riprendere le loro posizioni, però attenzione, si andrebbero a riposizionare verso tra Russia e Alaska, ma l'alta pressione arriverebbe fino in Alta Groenlandia, possiamo proprio vedere questa alta pressione che carica fino alla Groenlandia, farebbe, possibili crolli altri di blocchi gelidi che in questo momento nel medio termine è molto contrastato, se possiamo dirlo, le tendenze di arrivi di gelo, perché posso anche vi ho fatto anche vedere che darebbero del freddo in arrivo verso il 22, però tutto questo sembra che sia stato rimandato, oppure insomma è ancora molto instabile la tendenza per il continuo del periodo, perché come potete ben capire, ecco qua poi si andrebbe a ricompattare il vortice polare. Possiamo vedere che si andrebbe a ricompattare verso il 27. Ovviamente queste sono tendenze. Stavo dicendo che se il vortice comunque nei prossimi verso il 20 verrebbe rispezzato, potrebbe darsi un'altra colata d'aria fredda, ma questo è ancora tutto da vedere. Poi attenzione perché c'è da stare attenti, come dicevo, c'è da stare attenti al vortice polare perché ci potrebbe fare ancora delle sorprese, secondo me. Questo è il video, tra poco vedrete anche un nuovissimo video dove parleremo di dove nevicherà domani oppure, in base a chi lo vede, dove nevicherà oggi. Grazie della visione e arrivederci.